Maddalena 52 è la sede fisica dell'Associazione degli Abitanti della Maddalena, che siamo sul territorio da 7 anni all'incirca e abbiamo cominciato a fare attività per attirare delle dinamiche positive sul nostro quartiere, perché siamo un po' assillati dalla criminalità organizzata, dallo spaccio, dalla prostituzione e sono venuti sempre meno le persone che frequentano il quartiere per le cose quotidiane, e quindi abbiamo cominciato a creare eventi, abbiamo creato una piccola biblioteca del quartiere, abbiamo fatto letture per bambini, laboratori, e poi ci siamo visti con alcune donne e abbiamo fondato il gruppo dello Sferruzzo, che si chiama i 52 Gomitoli. Il nostro gruppo ha cominciato a vedersi giusto per lavorare un po' insieme a Maglia, poi abbiamo deciso che era quasi noioso fare ognuno la sua sciarpa e abbiamo cercato dei progetti di beneficenza a cui potevamo partecipare. Abbiamo trovato un grande progetto che è stato lanciato in varie città, che si chiama Viva Vittoria, che raccoglie quadrati fatti a maglia per unirli, per creare delle copertine che poi vengono venduti per beneficenza, che sostiene dei progetti a favore delle donne. Poi abbiamo partecipato alla creazione del tappeto del mondo a Sant'Anna di Stazzema, dove è stato creato un tappeto fatto a maglia, uncinetto della lunghezza di 1,5 km, per il 75° anniversario dell'eccidio nazifascista a Sant'Anna. Noi abbiamo partecipato a questo progetto con una 50ina di quadrati più o meno. Nel percorso che ci ha portato a questo anniversario abbiamo lavorato molto sulla memoria. Abbiamo pensato di fare questo progetto che adesso si chiama Mille Fiori per non dimenticare, in cui vogliamo raccogliere 1000 fiori fatti di lana e dedicarne una a ognuno delle vittime innocenti della mafia. Noi abbiamo, adesso appunto che tutto è più complicato da organizzare, l'abbiamo lanciata soprattutto sui social e abbiamo avuto risposte da Rovegno, dal sud dell'Italia, cioè da ovunque sono arrivati dei fiori. E poi il gruppo che è stato attivato da Libera è veramente una macchina da guerra praticamente. Il progetto dei fiori è nato comunque dall'associazione 52 Gomitoli, sicuramente in continuità appunto con quello che Libera ha fatto anche a livello nazionale, soprattutto negli ultimi anni, nel giorno della memoria delle vittime innocenti di mafia, che è il 21 marzo, che è una data che oramai è riconosciuta anche per legge a livello nazionale. E già l'anno scorso, che la pandemia ci aveva impedito di andare in piazza Palermo, come modo alternativo è stato trovato quello di chiedere a tutti i volontari, agli amici di Libera, di mettersi sui social con un fiore associato a una delle 1000 vittime di mafia. E questa iniziativa, cioè, diciamo, va a unirsi proprio in questo filone, insomma. Quindi dai fiori dell'anno scorso ci ritroviamo ai fiori dello Sferruzzo di quest'anno. E abbiamo chiesto come criterio unico che sia fatto di lana e che abbia un diametro di 10 cm il fiore, per poter anche un po' calcolare poi alla fine quanto tappeto serve, quanto sarà lungo il tappeto. Sono arrivati di tutti i modi, tutti i colori, tutte le fatture, veramente una cosa bellissima. E dà anche speranza per il futuro rispetto a questo, cioè il fiore rappresenta questo. Quindi, cioè, io vedo un legame molto forte proprio su questo aspetto qua, che è uno degli aspetti per noi di Libera fondanti, insomma, perché è dalla memoria di queste persone che si crea il progetto del cambiamento sociale. Per me l'Italia che cambia è dover imparare che non dobbiamo più delegare, cioè dobbiamo buttarci in prima persona, perché
Delegare vuol dire accontentarsi delle istituzioni, degli altri. Invece, se noi vogliamo vedere realizzato quello che per noi è importante, allora dobbiamo metterci mano noi. Per me Italia che cambia è soprattutto appunto una rete di persone e associazioni che vogliono dare il loro apporto, cioè che non vogliono rimanere più alla finestra e vogliono mettersi in campo. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia.